Credito ritorno questa sera qui all'Aldo Moro, quello dell'Aurora Desio, che non ha la disponibilità del nuovo campo, della sua nuova casa, allora torna qui come già fatto in altre occasioni, l'abbiamo vista anche nel match di Coppa contro la Virtus Cermenate e poi tutto lo scorso campionato. Questa sera è ancora campionato, è la quinta giornata del campionato di calcio a 5, serie C2, il girone A, e l'avversaria di giornata per l'Aurora è il Superga di Vigevano. Aurora che arriva a questa partita forte della terza vittoria in campionato, ottenuta in trasferta contro la PNC Milano Futsal, 2-1 il punteggio finale, mentre Superga invece è reduce da una sconfitta pesante in casa contro una delle favorite del campionato, la Bocconi Sport Team, che si è imposta col punteggio di 5-0. In classifica l'Aurora è nel gruppone della zona playoff, 9 punti, 3 vittorie e una sconfitta, e insegue la capolista che invece comanda a punteggio pieno. Per quanto riguarda il Superga invece 3 punti, quindi una vittoria e 3 sconfitte, e il decimo posto in classifica provvisoria. Il prossimo turno invece vedrà l'Aurora di scena sul campo dell'Union Gallarate, già battuta a domicilio in Coppa, mentre il Superga andrà ad ospitare la PNC Milano Futsal. Dicevamo della Coppa, il Superga è stato eliminato nel girone 1, mentre l'Aurora l'abbiamo vista contro la Virtus e ha vinto il proprio girone, guadagnando quindi la promozione al turno successivo. In ultima analisi ricordiamo in campionato i cannonieri, perché è importante notare alcune assenze che ci sono questa sera proprio nell'Aurora. Comanda la classifica Ermal Bechiri della Virtus Cermenate con 5 reti, Bechiri infortunato e quindi fermo, e a loro volta sono fermi sia Spanò che Giovanni Simeone della Aurora, che con 3 reti sono nel gruppone degli inseguitori. Vedremo come andrà questa importante partita di campionato. I giocatori, come vedete, sono in campo per il riscaldamento prepartita. Quando entreranno in campo, come al solito, le squadre per l'avvio della gara, noi vedremo insieme le formazioni. Entrano in campo le squadre per l'avvio di questa sfida di campionato tra Aurora Desio e Superga. Noi vediamo subito quali sono i protagonisti scelti dai due allenatori, partendo dai padroni di casa, che schierano con il numero 1 Righi, con il 2 Confalonieri, con il 3 Molinari, con il 4 Liafi, con il 5 Pavan, Capitan Campanella con il 6, El Hajeb con il 7, Valerio con l'8, Tammaro con il 9, Gambino con il 10, Uber Flores con l'11 e infine il vice capitano Pizzi con il 12. Risponde il Superga con il numero 1 Musca, il 3 Callegari, il 4 Esposito, il 5 Grassi, il 6 Spanò, Pennati con il 7, Cuccarese vice capitano con il numero 8, Signaroldi capitano con il numero 9, Corrado con il 10, Frittoli con l'11, Trino con il 12 e infine Bernardini con il numero 14. Ancora qualche istante prima del fischio d'inizio, ricordiamo che arbitrerà l'incontro il signor Tommaso Davide Fasola della sezione di Como. Squadre in campo con la classica tenuta blu con inserti arancioni l'Aurora Desio, mentre in biancazzurro il Superga. Noi andiamo anche a inquadrare quali saranno i quintetti di partenza. Per l'Aurora c'è tra i pali Pizzi con il numero 12, giocatori di movimento in avvio saranno Molinari con il 3, Liafi con il 4, con il 5 Pavan e poi con il 9 Tammaro, mentre per il Superga in campo Musca con il numero 1, con il numero 3 Callegari, con il 14 Bernardini, il 9 Capitan Signaroldi e con il numero 6 Spanò. Parte proprio la formazione ospite, subito il pressing dell'Aurora come ci ha abituato lo scorso anno e anche nel match che abbiamo seguito su questo campo contro la Virtus in Coppa qualche settimana fa. Va a gestire questo primo pallone offensivo, ma recupera la formazione ospite. Spanò fermato in fallo laterale.
poi Bernardini, pallone dalle parti di Calegari, ancora Bernardini, va lungo ma c'è l'intercetto di Molinari, Iafi per Tammaro, ancora Molinari, si fa vedere centralmente Pavan, preferisce dialogare con Iafi, eccolo Pavan che prova a servire Tammaro, si gira ma lo braccano in due, allora Iafi, largo Molinari, ancora Iafi, poi Pavan, sempre il giro palla dell'Aurora, va Molinari, conclusione, palla direttamente sul fondo. Rilancio lunghissimo parte di Musca, troppo lungo però per i compagni, si riparte da Pizzi, avanza Molinari, c'è largo Pavan, poi Iafi, fa vedere Tammaro, conclusione di prima intenzione, palla sul fondo, stanno prendendo le misure le due squadre. Superga ora che prova con l'azione che può diventare buona per Bernardini, sembrava ci fosse una trattenuta nei confronti del numero 14, tutto regolare per il direttore di gara, può ripartire l'Aurora. Iafi, poi Molinari, va da Tammaro, ora Molinari per Pavan, parte il pressing avversario, prova Iafi a scavalcare la linea avversaria, va da Tammaro, riesce a proteggere il pallone, poi però glielo sradica dai piedi Calegari, allora riparte il Superga. Pallone troppo lungo per capitan Signaroldi che rientra. Ancora Aurora. A Molinari, a Pavana, ancora Molinari. Sempre i due a dialogare largo, poi però non c'è intesa e allora si riparte da Musca, pressing alto dell'Aurora che costringe il Superga a gettare via questo pallone. Padroni di casa ad imbastire una nuova azione con Molinari in leggera difficoltà, va a fermare Spanò che guadagna il fallo laterale, poi prova la conclusione da lontano Bernardini, ora Spanò che cerca la triangolazione fermata, poi Calegari alza il pallone, c'è anticipo di Iafi, ancora Iafi e cercava Tammaro che però era andato in profondità, pallone che si perde, un fallo laterale. Gli ospiti nuovamente fermati da Tammaro che poi concede un'altra rimessa da parte opposta. Bernardini, Calegari, ancora il numero 3, chiama i compagni, poi serve Spanò, fermato da Molinari, va Molinari, la conclusione, il gol dell'1-0 al quinto minuto di gioco, sblocca la situazione Molinari che conquista un bel pallone a metà campo e poi va in azione personale a realizzare il gol dell'1-0. Avanti l'Aurora, ora gli ospiti sono chiamati a provare la rimonta, però ancora i padroni di casa nella metà campo avversaria. Molinari, Adaliafi,
cerca spazio per il tiro e trova una deviazione, ci sarà corner. Tocco di Bernardini in calcio d'angolo, è lo stesso Liaffi che si incarica della battuta, poi prova a mettere al centro, c'è il muro avversario. Tammaro, conclusione respinta, altro fallo laterale. Si riparte da Pavan, poi Liaffi che danza sul pallone, serve ancora Pavan, poi Molinari per Liaffi, buono il pressing del Superga che recupera per un attimo, c'era quasi lo spazio per andare al tiro ma poi c'è una rimessa laterale. Signaroldi, va da Bernardini, lo ferma Liaffi. Ora Spano fermato, poi Tammaro in qualche modo stava per involarsi, lo fermano però in due. Calegari, poi il servizio di Bernardini, non trova compagni e la palla termina in out con l'Aurora, può imbastire una nuova azione offensiva. Liaffi va da Tammaro, prova il tocco di prima però Pavan era molto più arretrato. Poi Superga, anticipo netto di Molinari, Pavan prova a fermarsi, in qualche modo riesce a far arrivare il pallone a Tammaro e guadagna un corner. Battuta di Molinari, Pavan, grande intervento di Musca che nega il gol a Pavan. Ancora Aurora e questa volta conclusione, termina il fallo laterale dalla parte opposta. Parte il Superga ma la palla non è precisa, predica calma Spano ai compagni. Liaffi, Molinari, palla difficile questa per Pavan che non la può controllare. Intanto primi cambi dentro Valerio con il numero 8 per l'Aurora e dentro anche Capitan Campanella con il numero 6. Gli ospiti mantengono il quintetto di partenza, proprio Valerio che dialoga con Campanella, ora è capitano di nuovo per Valerio. Panella, dribbling, riuscito un soffio, poi Molinari e c'è l'intercetto di Bernardini. Il fallo laterale. Ancora cambi dentro Gambino con il numero 10 sempre per l'Aurora. Si prepara anche il primo cambio per il Superga, tanto Valerio. Va da Campanella ma il pallone non è preciso, può salire il Superga. E intanto dicevamo primo cambio anche tra gli ospiti, entra Corrado con il numero 10. Battuta del fallo laterale, recupera Gambino, poi l'ultimo tocco dovrebbe essere di Corrado, fallo laterale in favore dei padroni di casa. Intanto se n'è andato da qualche secondo il primo terzo di gara nel primo tempo,
1-0 il punteggio in favore dell'Aurora. Rete di Molinari al quinto. Attenzione intanto a Campanella, poi c'è Valerio. Gambino, altro fallo laterale. Di nuovo Valerio. Va largo da Liafi, poi Gambino fermato. C'è Campanella e concede questa rimessa agli ospiti l'Aurora. Superga deve ancora trovare la misura giusta per andare ad impensierire Pizzi. Era partito con un buon ritmo, poi l'Aurora è venuta fuori, ha realizzato il gol del vantaggio, ora amministra senza correre particolari rischi. Tanto Liafi. La rimessa in gioco sarà battuta da Valerio. C'è di vicino Gambino, vediamo se opterà per lui. La conclusione, che si allarga non di molto, lascia saggiamente scorrere Musca. Palla sul fondo. Bernardini. Poi il pallone lungo che non raggiunge il neo entrato Grassi. In campo con il numero 5 c'è anche con il 7 Pennati, sempre per il Superga. Quindi cambiano ora radicalmente i quintetti in campo. Gambino, Campanella, vede Valerio ma lo anticipa Bernardini. Ora il numero 14 con Liafi che interrompe una trama potenzialmente pericolosa. Fa ripartire i suoi con calma. Ora Liafi, va da Valerio, poi Gambino, servito ancora da Campanella, lo fermano gli ospiti. Ha provato Corrado a mettere al centro, c'erano due compagni, fermato però in fallo laterale. E entra anche Uber Flores con il numero 11 per l'Aurora, che ha cambiato tutti i giocatori di movimento. C'è ancora Bernardini per Superga, che a sua volta ha già effettuato tre cambi. Prova la conclusione ma tutto facile per la difesa dell'Aurora. Valerio va da Uber Flores, tiro deviato e poi esce prontamente Musca a spedire in fallo laterale. Pronto Gambino per la battuta. C'è di vicino Capitano Campanella, che preferisce ripartire da Pizzi, e poi prova a restituire palla al capitano ma troppo lungo il passaggio. Intanto si ferma il gioco, c'è da ripetere la rimessa con Pennati, che non si era accorto che il compagno era scattato in avanti. Allora la rimessa questa volta in favore dell'Aurora. Campanella per Flores con il tunnel a servire Gambino. Non ci sono però compagni sull'assist del numero 10, allora gli ospiti che ripartono. Piccolo brivido, Musca deve spedire in fallo laterale. Efficace il pressing dell'Aurora. Siamo proprio allo scadere del quindicesimo, metà del primo tempo. 1-0 punteggio in favore dei padroni di casa. Ora arriva un fischio e c'è il time out proprio a metà del primo tempo, chiesto dalla Superga. Un minuto all'incirca di sospensione per riordinare un po' le idee.
in un primo tempo che fin qui ha visto più pericolosa l'Aurora, che ha preso in mano la partita dopo i primi minuti di studio, però una volta raggiunto l'1-0 ha rallentato il ritmo, peraltro non rischiando praticamente nulla fino a questo momento sul nostro taccuino. Oltre al gol messo a segno da Molinari, c'è qualche minuto più tardi anche un grande intervento di Mosca a evitare il raddoppio dell'Aurora. Superga che sta ancora cercando di trovare le misure giuste per le azioni offensive. Tanto si torna in campo. Con Pennati pronto alla battuta della rimessa. Va da Mosca. Poi Corrado subito, braccato e fermato da Valerio che cerca l'assist. Poteva forse anche andare al tiro. Rinviene su di lui Corrado, ancora Valerio. Si libera Gambino che va a realizzare il gol del 2-0 quando siamo al 17esimo. Caparbia azione di Valerio, che era stato molto altruista nella prima opportunità avuta e poi stavolta saggiamente è andato a cercare Gambino tutto solo a porta vuota. Ancora l'Aurora, attenzione Gambino, dribbling riuscito, c'è la respinta di Mosca che in due circostanze nega la terza rete agli avversari. Ottimo l'intervento duplice di Mosca, che tiene in partita i suoi. Sarebbe stata una botta pesante subire immediatamente il terzo gol. Antuber Flores recupera Corrado, va in azione personale, poi non riesce a servire Pennati. Flores per Valerio che deve tornare fin dalle parti di Pizzi. Poi serve Campanella, non passa il pallone, si stava involando El Hajeb che nel frattempo è entrato in campo con il numero 7 per l'Aurora, fermato da Corrado, poi rinviene e non c'è fischio, ha preso il pallone evidentemente El Hajeb. Fallo laterale in favore del Superga, chiedeva il fallo Corrado che comunque si è già rialzato. In mezzo a questo pallone recupera Campanella, qui c'è la superiorità numerica, va da Uber Flores che ha cercato l'assist. Ora Superga, fermato Pennati e poi trattiene Campanella, c'è il calcio di punizione. Torna in campo Signaroldi per gli ospiti con punizione battuta da Uber Flores. Poi Molinari nuovamente in campo, va da Valerio, difficile il controllo, recupera Bernardini, poi Corrado, nuovamente Bernardini, anticipo netto di Molinari che serve Valerio e cercato un ultimo tocco a liberare il compagno. Pronto l'intervento però di Mosca, ora una deviazione questa volta in corner, anzi ancora fallo laterale, corner, avevamo visto bene, siamo quasi arrivati al 20esimo. Arrivo per Flores e realizza il gol del 3-0. Perfetto lo schema da calcio d'angolo, si è liberato Uber Flores e proprio allo scadere del 20esimo l'Aurora fa 3-0 e adesso si fa difficilissima la situazione per il Superga, con l'Aurora che sembra andare in scioltezza. E la Jeb fermato da Signaroldi, poi Spanò che è tornato in campo.
Termina a terra, chiedeva una trattenuta. Non c'è fallo però per il direttore di gara. Allora Pizzi e la Jeb si lancia, fermato ma c'è Ober Flores, ancora per la Jeb che scivola proprio al momento del tiro. Poi sull'uscita di Musca c'è il contatto tra i due, resta a terra estremo difensore della Superga. Speriamo non ci sia nulla di grave per lui, che pur avendo subito tre reti è già stato protagonista in almeno due occasioni con grandissimi interventi. Ancora a terra, non è chiaro dove abbia subito il colpo Musca, probabilmente al basso ventre, sono colpi dolorosi, ci vuole qualche istante per recuperare. Tanto ci sarà anche da dare una sistemata al campo per poter riprendere il gioco. Vediamo Musca che si rialza ora. Colpo probabilmente proprio nelle parti basse, quindi dolorosissimo. Sembra poter riprendere però il numero uno del Superga, che tranquillizza tutti. Giusto il tempo di riprendere letteralmente un po' di fiato. Si riparte con pallone che è ancora buono, lo tocca Molinari, quindi il fallo laterale sarà per il Superga. Pronto capitan Signaroldi che va da Callegari, poi intercetta Molinari, palla in fallo laterale ancora una volta. Battuta la rimessa, Callegari. Deviazione in fallo laterale di Confalonieri, intanto in campo con il numero 2 per l'Aurora. Spanò, pollo molla Molinari e poi c'è il fischio, c'è la trattenuta. Avevamo visto la maglia allungarsi e c'è un calcio di punizione in favore degli ospiti, che devono provare a impensierire Pizzi, fin qui di fatto inoperoso. Tanto torna in campo Corrado, forse proprio per questo calcio di punizione. Vediamo allora cosa deciderà di fare Spanò, che cerca con lo sguardo i compagni. Palla va da Corrado che prova la conclusione a giro, si alza però il pallone e torna in campo Callegari. Ha provato a sfruttare le capacità balistiche del numero 10 formazione ospite, ma è stato un nulla di fatto. Intanto è tornato anche Tammaro per l'Aurora, che riconquista il pallone. In questa rimessa si incarica della battuta della Sheb di vicino Molinari. Molinari da Confalonieri, centralmente Tammaro, ora Confalonieri che va a tiro, palla che termina fuori non di molto. Bella giocata questa di Confalonieri, riparte Superga, c'è però l'anticipo di Confalonieri, poi incespica sul pallone, allora parte la formazione ospite, ma è lo stesso Confalonieri che ferma contropiede avversario. Poi c'è la conclusione, questa volta vicina ai pali di Bernardini, e c'è un altro time out, questa volta chiamato dall'Aurora. Quando siamo al 25esimo si ferma ancora il gioco sul 3-0 in favore dei padroni di casa, che hanno decisamente allungato nella fase centrale del primo tempo con le reti di Gambino al 17esimo e di Uber Flores al 20esimo.
che hanno dato una decisa spallata a questa gara, e il Superga che, come dicevamo, ancora deve inquadrare la porta avversaria. 25 minuti sono tanti senza riuscire a trovare una conclusione pericolosa. Ci ha provato poco fa Bernardini, ma palla, seppur non di molto, è terminata sul fondo. Deve trovare un po' più di brillantezza là davanti la formazione ospite, anche magari un pizzico di coraggio in più che potrebbe essere dato da qualche episodio, mentre l'Aurora decisamente in controllo della partita. Ora con Liaffi che serve con Falonieri. C'è la rimessa. Liaffi, che vediamo se è riuscito a concedere solo il fallo laterale o se ci sarà il corner. Cambia poco, comunque siamo proprio lì ed è calcio d'angolo a conclusione di Spanò. E ci stanno provando ora negli ultimi minuti, deviazione ancora in corner. Quando siamo al 27esimo, si avvicina il 30esimo, ci sarà però da recuperare. Spanò ancora la conclusione, stavolta Liaffi che devia. Poi arriva Bernardini e il tiro termina senza tocchi, un fallo laterale dalla parte opposta. Dicevamo del recupero, probabile che ci siano 3 minuti di extra time, i 2 time out e poi l'infortunio momentaneo a Musca. Tanto ancora il Superga che però concede la rimessa all'Aurora. Liaffi, Pavan, ancora Liaffi, buono il dribbling, nuovamente Pavan che alza il lob, fermato, poi la palla arriva a Spanò che prova ad andare al tiro, lo ferma con Falonieri. Questa era una bella giocata del Superga, però non ha portato ancora una volta al tiro pericoloso. Poi ultimo tocco da questa parte di Liaffi con Capitan Signaroldi che ci ha provato 2 volte, sempre respinto il tiro. Può ripartire Liaffi tutto solo, va da Tammaro in mezzo con Falonieri che riesce a controllare, poi però non è in ottimo equilibrio, allora non trova la porta. Altra occasione però per l'Aurora per aumentare il divario. Intercetta Tammaro, poi ferma tutto Signaroldi, va da Spanò, c'è lo spazio per il tiro ma c'è anche Liaffi e non vogliono proprio che Pizzi si impegni questa sera. Fin qui, come detto, di fatto inoperoso. Ci mette ora la mano per deviare questo cross al centro. Bernardini libera il tiro e ancora una volta c'è una respinta della difesa. E ora il Superga ce la sta mettendo tutta per realizzare almeno un gol che potrebbe parzialmente riaprire la sfida. Ancora la rimessa. Prova Bernardini, fermato a 30 secondi dal 30esimo. Sta per arrivare il recupero, intanto Pavan parte da solo, fermato e non c'è fallo, però è rimasto a terra Pavan. Tutto regolare, quindi adesso vediamo, però dovrebbe essere quindi il tocco sul pallone. Pavan tanto si è ripreso, ora Valerio per Tammaro, difende bene palla però deve arretrare l'azione, allora Valerio va lungo, Signaroldi, la parte opposta a Spanò braccato da Liaffi,
il tocco è di Pavanna, rimessa in gioco con 3 minuti, come avevamo preventivato, di recupero. Siamo già ben oltre il 30esimo. Prova ancora il Superga e ancora una volta Iafi ferma tutto. Gran prova fin qui di Iafi nella fase difensiva, non sta facendo passare di fatto nessun pallone. Prova Spanò che invece realizza un grandissimo gol ed è riuscito finalmente a centrare la porta il numero 6 della formazione ospite, e l'ha fatto nel migliore dei modi, realizzando al 31esimo gol del 3-1 e, come dicevamo, riapre parzialmente la gara. Premiato il forcing degli ultimi minuti del Superga, palla decisamente, tiro decisamente imparabile per Pizzi. E ora prova sulle ali dell'entusiasmo il Superga, ancora col pallone che arriva Bernardini e questa volta respinge Pizzi e poi ha l'occasionissima ancora Spanò, che però spara alto. Qui ha rischiato grosso l'Aurora. Tammaro recupera Iafi, poi però ancora gli ospiti. Spanò, ora il numero 6 che realizza uno straordinario gol per il 3-2 quando siamo al 33esimo e si riapre completamente la partita proprio a pochi secondi, 30 secondi dalla fine del primo tempo. Mini blackout dell'Aurora che incassa 2 reti. Ora c'è il fallo di Spanò che chiaramente è in trance agonistica, ha provato a recuperare questo pallone per andare ancora al tiro, però ha trovato la gamba di Iafi. E come spesso accade, dicevamo dell'ottima partita difensiva dell'Aurora che negli ultimissimi minuti invece ha concesso ben 2 reti alla formazione avversaria. Si chiude qui il primo tempo, Aurora Desio Superga 3-2.